Tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Torniamo a parlare della FIBA World Cup 2019 perché la mondiale sta entrando nel vivo. Siamo alle battute finali questa mattina dalle ore 10 da Pechino e poi ovviamente a seguire alle ore 14 le due semifinali, i due penultimi atti di questo torneo. Lì da una parte l'Australia, dall'altra la Spagna, da una parte Patty Mills e dall'altra Ricky Rubio, ma anche la sfida sotto canestro tra Andrew Bogut per quanto riguarda l'Australia e Marc Gasol per quanto riguarda la Spagna. Questo il primo atto, ma ovviamente non bisogna dimenticare di giocatori importanti come Sergio Yul da una parte e anche Joe Ingles dall'altra. L'altra sfida invece è la sfida tra le due sorprese di questa terza fase del mondiale, due squadre che hanno eliminato le due favoritissime alla vigilia. Da una parte l'Argentina che ha eliminato ai quarti la Serbia di Djordjevic, l'altra invece è la Francia che ha eliminato i bis campioni e del mondo, gli Stati Uniti di Greg Popovich. Un'eliminazione cocente, Stati Uniti che non perdevano da ben 13 anni una gara ufficiale dalla semifinale mondiale contro la Grecia a Tokyo. Questa sicuramente è un'eliminazione cocente per una squadra giovane, per una squadra senza esperienza, ma ne parleremo dell'eliminazione shock della Team USA. Adesso presentiamo la seconda semifinale perché da una parte abbiamo detto Luis Scola, l'intramontabile Luis Scola, dall'altra il genio e la sgrillatezza di Facundo Campazzo, perché il playmaker del Real Madrid, il grande protagonista insieme all'ex Houston Rockets di questa Argentina, senza dimenticare ovviamente anche i giocatori che hanno supportato l'Albiceleste verso questa incredibile impresa. Per quanto riguarda invece la Francia, Rudy Gobert, anche Nando De Colo, ovviamente anche Frank Ntilikina per quanto riguarda il finale della sfida contro il Team USA, ma anche grazie alle tantissime, diciamo, assenze in questo torneo di dato, la Francia è una squadra che può mettere in difficoltà qualsiasi nazionale. Ovviamente anche grazie all'apporto di Batum, intramontabile in nazionale, intramontabile con la maglia transalpina. Questa sfida sicuramente presenterà un grosso divario sotto canestro, secondo me parte leggermente favorita la Francia, ma l'Argentina ancora imbattuta per quanto riguarda questo torneo di dato è pronta a stupire ancora una volta. Attenzione perché si potrebbe giocare veramente nei dettagli questa seconda sfida. Quindi per quanto riguarda un mio pronostico per queste due partite, diciamo, penultimo atto del torneo di dato. Per quanto riguarda Argentina-Francia, la seconda semifinale che vedremo dalle ore 14 da Pechino, nello stesso palazzetto in cui si è disputata l'Olimpiade del 2008, che ha visto trionfare gli Stati Uniti del Dream Team con Kobe, LeBron, Melo, c'era anche Wade in quella squadra, c'era anche ancora una volta Jason Kidd, è una squadra fenomenale, contro la Spagna di Pau e Marc Gasol. Ecco, nello stesso palazzetto vedremo prima delle ore 10 Spagna contro Australia, leggermente favorita la Spagna di Sergio Scariolo per l'esperienza che ha accumulato in questi anni. L'Australia non è abituata a giocare queste gare, quindi potrebbe soffrire un po' di inesperienza per quanto riguarda questa semifinale mondiale. Però attenzione ai giocatori come Patty Mills, come Della Vedova, come Joe Ingles e ovviamente anche come Andrew Bogut. L'Australia che senza Ben Simmons, la stella di quella squadra, di questa nazione, è arrivata fino al penultimo atto. Questo sicuramente è una prova di carattere della squadra australiana in questo torneo di dato. Per quanto riguarda la seconda sfida invece vedo leggermente favorita la Francia, ma come ho già ripetuto in precedenza, attenzione all'Argentina perché è pronta a bissare lo scherzetto fatto registrare pochi giorni fa contro la Serbia. Allora parliamo di questo primo quarto di finale, quello che ha visto la vittoria dell'Argentina per 97-87 contro la grande favorita di questo mondiale, la Serbia di Djordjevic, che ha giocato contro gli Stati Uniti proprio ieri il torneo per quanto riguarda la quinta e l'ottava posizione. Sconfitta per il Team USA, seconda sconfitta consecutiva in una gara ufficiale. Non so da quanto tempo il Team USA perdeva due gare di fila per quanto riguarda una gara ufficiale. Veramente una cosa cocente, un'eliminazione cocente per la squadra di Greg Popovich, che però ovviamente da grandissimo coach non si è attaccato agli alibi, ha detto: io ringrazierò per sempre questo gruppo che mi ha dato la possibilità di allenare ad una mondiale. È stata una spedizione, diciamo, insufficiente per quanto riguarda il risultato finale, però ovviamente questi erano gli Stati Uniti e adesso sicuramente ci sarà
una rivoluzione interna per quanto riguarda il prossimo impegno iridato, le Olimpiadi del 2020 a Tokyo. Per quanto riguarda il primo quarto di finale, abbiamo parlato dell'Argentina che ha eliminato la Serbia, numeri pazzeschi per Scola che ha quasi 40 anni, fa registrare 20 punti e 5 rimbalzi contro giocatori come Nikola Jokic, come Milutinov, come anche ovviamente stiamo parlando di Boban Marjanovic che però non ha visto praticamente la campo contro l'Argentina. Stiamo ovviamente parlando anche di Miroslav Radulic. Radulic e Marjanovic non hanno praticamente visto il campo 5 minuti in 2, invece hanno abbastanza deluso sia Nikola Jokic sia anche il centro dell'Olympiakos Milutinov. Per quanto riguarda la Serbia, ok, c'era una piccola diciamo assenza importante come quella di Teodosic, ma questa è la squadra da battere per quanto riguarda diciamo il test, per quanto riguarda anche il power ranking del mondiale, per quanto riguarda anche le maggiori testate che hanno parlato di questa FIBA World Cup 2019, la Serbia era la grande favorita e al primo ostacolo, cioè la prima sfida importante contro la Spagna, ha perso, la seconda sfida importante contro l'Argentina l'ha persa. Quindi questo cosa può dire? Che la Serbia non era pronta per affrontare squadre rognose sulla carta come la Spagna, come l'Argentina, squadre che ovviamente si conoscono, squadre che giocano da anni insieme. Questa è la riprova che la squadra, la vera squadra, la squadra con la S maiuscola, a volte può battere anche il talento individuale, quale la Serbia è riconosciuto in un certo Bogdan Bogdanovic, ovviamente l'MVP indiscusso del mondiale secondo il mio punto di vista, anche se la Serbia non è arrivata tra le prime quattro squadre al mondo. Ovviamente parliamo anche del secondo quarto di finale, meno scontato, era ovviamente un quarto abbastanza diciamo segnato, quello tra Spagna e Polonia. La Polonia ha giocato veramente una bella partita come tutto il mondiale, alla fine ha giocato alla pari, non come aveva dimostrato invece in negativo contro l'Argentina, dove veramente era uscita diciamo distrutta dal confronto uno contro uno contro la nazionale albiceleste. Una bella partita, una partita decisa negli ultimi minuti dalle triple, avete capito bene, dalle triple di Ricky Rubio. Ricky Rubio è la Spagna, Ricky Rubio ovviamente in questo momento sta portando la Spagna verso il tetto del mondo. Sarebbe una grandissima rivincita per quanto riguarda l'ex playmaker della Badalona. Sono tantissimi anni che vediamo Ricky Rubio e Ricky Rubio comunque è un giocatore che a questo livello fa ancora la differenza, anzi l'ha sempre fatta. Per quanto riguarda la sfida tra Stati Uniti e Francia, è stata una bellissima sfida, una sfida decisa nell'ultimo quarto dopo la grande reazione che ci si aspettava degli Stati Uniti di Greg Popovich, dovuta a una partita mostruosa, mostruosa di Donovan Mitchell. Donovan Mitchell che ha chiuso la gara contro i Transalpini con 29 punti, ne aveva 22 alla fine del terzo periodo. Un mostro, ma nel finale gli Stati Uniti diciamo si sono sciolti e si sono viste tutte le lacune di una squadra non abituata ai ritmi europei, non abituati ai campi europei, non abituata neanche alle regole europee, perché è stata fatta nei minuti finali un'infrazione di campo da una rimessa, una cosa veramente sconvolgente per una squadra del talento come il Team USA. Non è possibile affrontare una gara con ovviamente tanta preoccupazione. C'era preoccupazione in casa USA per quanto riguarda le sfide precedenti, il primo avviso l'abbiamo avuto contro la Repubblica Ceca all'esordio, il secondo campanello d'allarme è arrivato con la vittoria all'overtime contro la Turchia, poi diciamo contro il Giappone c'è stata un po' una ripresa, ma il Giappone comunque non era un avversario in grado di mettere in difficoltà il Team USA di Popovic, e poi ovviamente nella seconda fase le vittorie abbastanza diciamo comode contro Brasile, prima contro la Grecia e poi contro il Brasile, avevano un po' diciamo alzato l'asticella del Team USA. Quella sconfitta la riprova che la squadra portata in Cina non è adeguata alla formazione, non è adeguata al torneo che gli Stati Uniti sono andati a giocare in questo inizio di mese di settembre. Quindi una bocciatura, voto 4 gli Stati Uniti per quanto riguarda questa esperienza alla FIBA World Cup. Complimenti alla Francia di Colette, un sistema che da anni comunque sta dando frutti. Io mi vengo, diciamo,
che in questi anni abbiamo visto 3-4 sfide tra Stati Uniti e Francia, tutte quante le sfide, dalla prima avvenuta all'ONU 2012, le Olimpiadi londinesi con il Dream Team, quindi con Kevin Durant, Kobe Bryant, LeBron James, sfida vinta dal Team USA, ma comunque non, diciamo, in scioltezza. La vittoria appunto 197 a Rio de Janeiro. Ecco, la Francia comunque è una squadra che negli ultimi anni ha sempre messo difficoltà al Team USA. Questa è la riprova, questa è la rivincita anche di Gobert, l'immagine chiave, Gobert che stoppa, compagno di squadra, aiuta Jazz, Donovan Mitchell nella finale. Questa è la chiave della partita. Andiamo all'ultimo quarto di finale, quello che ha visto l'Australia battere l'altra sorpresa della... Era la sfida tra le sorprese, l'Australia da una parte, la Repubblica Ceca dall'altra, l'Australia che prevale, l'Australia che vola in semifinale in questo torneo iridato, in questa FIBA World Cup 2019. Però comunque è stata una prima parte di gara in cui la Repubblica Ceca che poi ha vinto ieri contro la Polonia per 94-84, giocherà la finale per il quinto e sesto posto. Invece gli Stati Uniti, tornando agli Stati Uniti, registreranno il peggior risultato di sempre, anche se vinceranno contro la Polonia, quindi il settimo posto se vinceranno contro la Polonia, o l'ottavo se perderanno contro la nazionale polacca, sarà il peggior risultato di sempre per quanto riguarda il mondiale di basket. Un risultato sconvolgente per il Team USA. Tornando all'ultimo quarto di finale, quello tra Australia e Repubblica Ceca, vittoria meritata, vittoria di esperienza, vittoria diciamo ottenuta grazie ad un monumentale, ripeto, monumentale Patty Mills. Mills che ha chiuso la gara con 24 punti, 6 su 9 da 3. 6 su 9 da 3 con 6 assist e 4 rimbalzi. 6 assist e 4 rimbalzi con 24 punti, 14 per Goulding, 10 punti per Andrew Bogut che nel finale è stato fondamentale, 4 punti per Kay, 6 punti per l'altro centro Aaron Baines. Ecco, mi ero dimenticato di Aaron Baines, sta giocando un mondiale pazzesco, l'ex centro dei Boston Celtics. E poi aggiungiamoci anche i 6 punti e i 9 punti di Joe Ingles e di Matthew Della Vedova. L'Australia è una squadra che può arrivare fino in fondo, l'aveva già dimostrato con la vittoria contro il Team USA in fase di preparazione di questa FIBA World Cup. L'Australia può giocarsela, l'Australia è a pari delle altre nazioni. Un piccolo dato: Francia e Spagna sono le prime squadre qualificate per quanto riguarda la prossima Olimpiade. Quindi ragazzi, attenzione, per questa mattina vedremo le due semifinali, da una parte Australia contro Spagna, dall'altra, questa è le ore 10, dalle ore 14 invece l'altra sfida tra l'Argentina e la Francia. Spettacolo assicurato. Questa è la FIBA World Cup, ovviamente commento post semifinale arriverà nella canale qualche minuto dopo e poi ovviamente gli atti finali con la finale del terzo e quarto posto sabato dalle ore 10 e poi domenica alle ore 14 l'atto finale della FIBA World Cup 2019. Un piccolo pronostico: la finale per il primo e secondo posto secondo me sarà tra Argentina, che ho detto parte sfavorita, però attenzione all'albiceleste, Argentina contro Australia. Questa secondo me sarà la finale per quanto riguarda la FIBA World Cup 2019. Ovviamente vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.